se mai non ci siamo trovati, cioè ci siamo trovati in situazioni dove abbiamo dovuto trattare o nostra sorella, o nostra moglie, o una ragazza, o una persona in una macchina che faceva una manovra, diciamo, sbagliata, e che per, diciamo, istinto di attività abbiamo agito una sopraffazione per essere unito il poco di più, ma una persona che si veste in una certa maniera perché vuole essere estroverso, e dobbiamo coltivare sin da piccoli, perché vede, quello che porta poi a venire e fare differenza, quella è una poco di buono, invece quella è una brava ragazza che frequenta chiesa, è sbagliato perché viene visto solamente rispetto alla donna. Deve essere allargato il concetto anche all'uomo, che può essere un damerino o può essere una persona più scalmanata, che, diciamo, estrusa e altre tipologie. Oggi siamo uno sport olimpico, non ancora ufficialmente nei giochi olimpici, ma siamo uno sport olimpico. Quindi c'è stato, in, per quanto riguarda me, 40 anni, questa evoluzione, che soprattutto negli ultimi probabilmente 20 anni c'è stata proprio questa, questa velocità nel far capire le cose. Naturalmente ci sono ancora delle restrizioni, come ci stanno in tutte le cose. Quindi avere anche il ragazzo o la ragazza che pensa che venire a fare i nostri sport siano solamente da violenti, ce ne stanno ancora tanti che lo pensano. Il vedere il ragazzo o la ragazza che ti viene vicino e dice: ma tu fai sto sport, ma sei pazzo, per la ragazza, come dicevi tu, e qualcuno viene vicino a te, ma tu sei una ragazza e ti mette a fare uno sport di questo. Ma questo purtroppo fa parte dell'evoluzione di quella persona. Questo ragazzo gli morì davanti in due minuti e mezzo. Immagina la scena. Due famiglie rovinate, lui si è fatto anni di reclusione, ora fatto un anno a procedere, non si vede bene, non so se è stato un anno fa, è uscito, e ha detto tutti quanti mi parlano, non so perché. Molte persone sanno di cosa stiamo parlando, se parliamo di kickboxing ancora di più lo sanno già quasi tutti. C'è stata un'evoluzione enorme anche della... Io ricordo che portavo le pantofole a mio padre quando veniva dal lavoro. Questa cosa non era assolutamente una cosa obbligatoria e così, era una carineria per non farli entrare con le scarpe in casa. Ok, questo era, diciamo, un discorso. Eppure loro mi raccontavano di altre cose che facevano ai loro papà. Quindi perciò prima, all'inizio di questa, diciamo, di quello che sto dicendo, ho fatto riferimento alla cultura non solo sociale ma familiare. Che se veniamo da famiglie sane, di conseguenza pure noi agiamo dei comportamenti sani nel rispetto della donna, perché già l'abbiamo vissuti così nelle nostre famiglie. Quindi oggi c'è forse un maggior rispetto sociale, perché abbiamo delle attivazioni più immediate, anche di denunce penalmente e quant'altro. In ambito familiare vi posso assicurare che dipende, e non c'è scala sociale, ma parecchie volte si sentono molto potenti, onnipotenti, perché chiusi nella loro, diciamo, gabbia familiare. Vi ripeto, non è un discorso di scala sociale. Ci sono casi aberranti che avvengono in situazioni dove c'è cultura.